Ben trovato. Ti ho convocato qui per una questione di estrema importanza. Grazie per essere venuto. Quel pezzente di mio marito deve morire. Ho bisogno di avere tutta la sua eredità. E tu mi aiuterai, giusto? Non ho capito bene. Non ho capito bene! È inutile che mordi quel bavaglio apposta per non dire nulla. Toglilo! Toglilo! Chi è lei? Che cosa ci faccio qui? Che cosa? Il piano è questo. Aspetterai che mio marito finisca la lezione di danza del mercoledì, ore 18. Lo trascinerai con una scusa nel locale pompe dell'edificio circostante e sottostante. Gli chiederai gentilmente di darti tutte le sue ricchezze. Può esserci il rischio che lui non sia d'accordo. A quel punto lo uccidi e io divento automaticamente ricca. Beh, cos'è quella faccia? Sì, va matto per la baciata, è vero? E in effetti ha un culo che potrebbe fare invidia a Enzo Paolo Turchi. Dio mio, quel culo. Oh sì, quel culo, Dio. Devo ammazzarlo. Oh sì, lo devo ammazzare. Il taglierba del giovedì, ma non perdiamo di vista l'obiettivo. Domande? Benissimo, ora vai. Vai, vai! Sei più furbo di quanto pensassi. Ti sei accorto della dinamite che ti ho messo nelle mutande? Sei un osso duro. Duroni, vorrei dire. Dio in pugno. Maledetto Duroni. Merda, sei una merda, sei una merda. Ma la senti, la senti? L'estasi del sangue, l'armonia delle ossa rotte. Per me è musica. E adesso dimmi dove hai messo i soldi. Nel retto. Nel retto? Ma come nel retto? Ma sei un eroe, un coraggioso. Ma come hai fatto a starci tutti quei soldi? Il letto. L'hai nascosti nel letto. Il muretto. Il muretto. Ma certo, il muretto. Ti ho seguita per mesi e mesi e mesi, raccogliendo abilmente prove su... Ma è una lavatrice questa? Per scovarti. Mi sa che è finito il ciclo di ultimissima generazione dentro questa catapecchia per cercare di spiare, di comprendere appieno il tuo piano malefico o malvagio, malefico. Ad ogni modo sono qui per avere i miei cazzo di soldi e già che ci sono, per vederti finalmente in faccia. Thank you.
permetterò di mettere in atto il tuo piano. Oh sì che lo farai. E cosa te lo fa credere? Lo farò. Il piano è questo. Aspetterai che mio marito Sandro finisca la sua lezione di danza del mercoledì, ore 18. Lo trascinerai con una scusa nel locale pompe dell'edificio sottostante e circostante. Gli chiederai gentilmente di consegnarti tutte le sue ricchezze. Sì, sì, c'è il rischio che possano... Mi dispiace, Sandro, ma esistono priorità nella vita che non vanno sottovalutate. Quindi, se per riavere indietro i miei soldi devo farti saltare le cervella, cazzo, allora... Se hai delle ultime parole da dire prima che prima il grilletto, dille ora, tacci per sempre! Ma chi è Sandro? Dannazione! Mi hanno perculato! Al diavolo! Addio! Ai ai ai, Mr. Duroni, ti credevo più furbo, invece sei solo un imbecille. Ma voi che cazzo siete? Sono chi vuoi che io sia. E ora vai. Ma allora eravate d'accordo fin dall'inizio! Chi? Tu hai faccia da pirla! Veramente non conosco nemmeno quest'altro. Non ringraziarmi. Ora va. Dicevamo... Credi di essere arrivato a me grazie alle tue abilità, Duroni? Certo, dannazione! Ti sono stato alle costole per mesi! Ho vagato per le strade come un vagabondo! Ho raccolto indizi, risolto enigmi. Come no? Ora è chiaro che i tuoi soldi non li rivedrai mai più. In compenso puoi scegliere dove morire. Scordatelo! Non mi avrai mai! Ti darò soltanto una delusione grossa. Bene. Bene. Beh, a me piace molto il lago. Però quel coso lì un po' mi fa paura, eh. Ma sai che forse è meglio all'aperto, nella natura, al pascolo, fra le vacche? Le vacche. No. Forse è meglio morire in mezzo alla natura, come i veri uomini. Non c'è proprio gusto d'essere intelligenti.